Amici di ovunque tu sia, vieni in ciociaria, oggi è una giornata per me bellissima. Perché? Perché finalmente, dopo un po' di tempo, è tornato a farci visita il compagno di mille avventure, un amico, molto di più. Io direi un alter ego di Vieni in Ciociaria. Lui è di Cassino e tutti mi dicevano: ma quando torna? Quando torna? E io ho detto: tornerà prima o poi. E infatti eccolo qua. E mi zittisco perché adesso Donato Rivieccio ci regalerà un'interpretazione che è, non voglio dire nient'altro. A te, Donato. Teleambiente, grande come te, grande come te non c'è nessuno. Se l'etere fosse pioggia, se l'etere fosse sole, saresti arcobaleno. Emittente, iridescente, teleambiente. E a seguire, visto che Donato è con noi stamattina, dietro la telecamera c'è Simone Maciocca, il grande operatore di Vieni in Ciociaria, e c'è anche in attesa, non in dolce perché è un maschietto, il mio carissimo amico Giacomo Piccoli, seguirà una sua intervista in questo magnifico posto qui a Latri. Ci fai la sigla, vero? È vero, Donato? La sigla storica della mia trasmissione, che è solo di Isabella Franchi, ovunque tu sia, Vieni in Ciociaria, vero? Vero o no? Certo, certo. Ti do un consiglio, vieni in Ciociaria, la terra più frizzante che ci sia, un popolo che privilegia il cuore, che non disdegna certo il buon umore. Quanto a schiettezza è proprio il più genuino, come ad esempio il cacio, l'olio e il vino. Per la cucina e per la sua cultura lo ha baciato in fronte la natura. In caso d'emergenza è pronto e dà una mano, ingenuo all'apparenza, ma sa guardar lontano. Lo spirito si bea, aleggia nelle chiese, e fuori c'è il profumo dell'aria di paese. Manfredi, Condesica e Mastroianni hanno illustrato il cinema mondiale per l'oratoria da 2000 anni, e Cicerone, il re del tribunale, deliberò Landolfi e Bonaviri, nei libri han seminato la saggezza, e Gazzelloni con i suoi respiri, dal flauto d'oro ammunto la dolcezza. In caso d'emergenza è pronto e dà una mano, ingenuo all'apparenza, ma sa guardar lontano. Lo spirito si bea, aleggia nelle chiese, e fuori c'è il profumo dell'aria di paese. Lo ribadisco, vieni in Ciociaria, ci trovi il 5 Stelle e l'osteria, e tanto per canta su coi bicchieri, e viva ogni ciociaro e forestieri. Grazie, Donato. Amici di Vieni in Ciociaria, sentiamo le campane, vero Giacomo? Di sottofondo, sì, in chiesa ci sono le campane adesso. Vero, Donato? Il din don. Allora, beh, questo è un don 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 don. Siamo ad Alatri, siamo in un posto stupendo, il chiostro di San Francesco, con Simone Maciocca, il maestro Giacomo Piccoli e il maestro, cioè due maestri, Donato Rivieccio. Allora, perché sono ad Alatri? Sono di casa, ormai si sa, ma sono qui soprattutto per parlare di una collaborazione
con il maestro, appunto, Giacomo Piccoli, che è un mio carissimo amico, posso dirlo? Come no? Altro che, da tanti anni siamo amici, Isabella. Sì, siamo cresciuti insieme, diciamo. Tu nella lontana Sicilia, Catania. Professionalmente cresciuti insieme. Questo è vero, questo è vero. E bei ricordi comunque, vero? Molto belli, sì. Poi lui si è sposato, le nostre strade si sono divise e adesso ci siamo ritrovati. Perché? Perché... Ma io ho continuato a dipingere e a scrivere, tu hai continuato a scrivere e poi hai cominciato a fare televisione, tanta televisione, e quindi ecco, ci siamo ritrovati. Mentre Donato cosa ha fatto? Io l'ho conosciuto qui, Donato, per carità, chi trova, per carità, nel senso, l'avrei voluto conoscere molti anni fa, perché immagino, insomma, tutto quello che puoi aver realizzato. Come nasci tu, Donato? Io da ragazzo ho studiato il pianoforte, quindi i primi gruppi, poi ho incominciato a suonare verso la fine della dolce vita, ho fatto piano bar a Roma e da lì poi sono andato in tutto il mondo. Ma tu sei di? Io sono di Cassino. Terra di lavoro? Terra di lavoro e bassa Ciociaria. Ciociaria. Allora, tu hai avuto il prestigioso, piacere, opportunità di lavorare con chi? Ho accompagnato spesso il nostro Nino Manfredi in decine e decine di serate, siamo stati anche in Costa Smeralda insieme, io l'accompagnavo col piano, con la chitarra, per le sue performance, soprattutto in terra ciociara. Noi siamo qui anche ad Alatri con Giacomo, che ha fatto appunto su Nino. Io ti chiamo Giacomo perché è più forte di me, non mi far dire sempre il maestro, diciamo Giacomo, Giacomo per tutti i ciociari. I telespettatori mi devono chiamare Giacomo. Giacomo, e facciamo questo evento di cui tu sai anche, no, Donato, per Nino Manfredi. Verrà un regista finlandese e parlerà appunto di un film che ha girato con Nino. Faremo questo evento e il maestro Giacomo ha già fatto un dipinto, vero Giacomo? Sì, il ritratto di Nino Manfredi, che è già qui credo nella biblioteca comunale di Alatri, e poi ci sarà questa presentazione ufficiale dell'opera. Ecco, io direi che a questo punto facciamo un piccolo break, e siccome sono io che comando e ho la la possibilità, il potere, dico a questo Terra di Lavoro di Cassino di farmi un pezzettino di della ciociara, che è strano, la ciociara, falla. E quando la ciociara si marita, wan. Chi glielo dà lo spaghetti, la ciocia? E quando la ciociara si maritata, wan. Lo spaghetti rotto e la ciocia. Amici di Veni Ciociaria, siamo sempre con il maestro Giacomo Piccoli, siamo nel Chiosso di San Francesco. Ti ricordi, Giacomo, perché si chiama Chiosso di San Francesco? Sì, c'è il labirinto, il Cristo nel labirinto, di cui abbiamo già parlato altre volte, ed è un'opera molto singolare, probabilmente portata qui dai Templari, è versione a cui io credo moltissimo, perché ci sono degli aspetti, direi, anche abbastanza inquietanti dal punto di vista così emblematico religioso. I Templari in Ciociaria hanno detto veramente grandi cose, a Ceccano c'è, cioè, il castello di Ceccano, dove c'è l'impronta della mano dei Templari, ci sono anche altri posti, insomma la Ciociaria è la Ciociaria della scoperta, della grande bellezza. Oggi parleremo anche dell'olio, perché c'è anche l'olio buono. Anche l'olio è quello, giustamente. Comunque, tornando un attimo al Cristo nel labirinto, il significato simbolico è proprio quello, la verità, cioè l'uscita dal labirinto, la ottieni soltanto credendo in Cristo, e allora hai l'indicazione di come uscire dal labirinto. Allora, parlami di te, Giacomo. Come nasce Giacomo? Che poi Giacomo è scrittore, pittore, scultore, artista, dalle varie... No, non parlare senza microfono perché non ti sente nessuno. Allora, dicevo, tante cose, mi stavi dicendo? Tante cose, ma un'unica cosa fondamentalmente, sono un artista, quindi qualsiasi mezzo espressivo per me è buono, pur di poter esprimere la creatività che c'è nell'individuo. Adesso io non vorrei insistere, ma qui abbiamo il maestro Donato Riveccio, se ti faccio cantare
E quando la sciocera sei marita? No, no, io non so cantare, sono stonato, per carità, anche se mi piace creare anche delle canzoni, ma non le canto, per carità. Lo hai visto che non in tutte le cose puoi essere un artista. Facciamo uno stacchetto per ricordargli come si canta. E strano lo strano, dai, che è la mia preferita, lo sai. Grazie. Appariscente come una sciantosa, mostravi generosa il tuo menù. Dal balconcino straripava il seno, rischiava di travolgere anche me. Strano, non strano, mi innamorai di te. Strano, non strano, mi innamorai di te. Pum, 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 pum. Tutta frizzante, ballavi sul mio piano, divenni un polpo ubriaco di chiffon. La tua vettura, anarchica e bizzosa, rischiò un bel tuffo nella Frisco Bay. Strano, non strano, mi innamorai di te. Strano, non strano, mi innamorai di te. Quanti amori friggono nel mondo. Amici di Vieni in Ciocceria, siamo sempre con il mio carissimo amico pittore Giacomo Piccoli, e vorrei, Giacomo, in sintesi, che tu mi dicessi come è nato quest'amore, in particolare però io mi riferisco alla pittura, pittura e scultura, oltre che alla poesia, eccetera. Qual è la prima cosa che hai inciso, che hai dipinto, che hai fatto, te lo ricordi? Sì, ce l'ho ancora conservato, il mio primo quadruccio, piccoletto così, era una locomotiva, perché sono nato in una stazione ferroviaria, sono figlio di un ferroviere, e quindi chiaramente la prima immagine è una locomotiva a vapore, come era all'epoca. Sei originario di dove tu? Io sono nato a Catania, in Sicilia. Com'è Catania? Catania è una città molto particolare, bellissima, anche se fu tutta sommersa dalla lava e quindi è stata tutta ricostruita, diciamo l'antica Catania non esiste più. Cosa ti manca di Catania a questo momento? I colori. Ciò che mi manca della Sicilia sono i colori. I profumi. I profumi e i colori. Ascolta, fammi una mini storia della tua carriera, siccome è lunghissima, ci vorrebbero 3 ore, io ti pregherei di fare proprio per sommi capi le cose più importanti che tu pensi di poter aver realizzato e quelle che magari vuoi ancora realizzare. Sì, ho dipinto tantissimo, migliaia di opere, ho diretto 6 gallerie d'arte al centro di Roma. Diccele. Ora ne ho una in Mentana, sulla Nomentana. Ho fondato un movimento artistico che è la Clono Arte, che ha avuto molto successo soprattutto in America, in Russia, in Olanda, in particolare presso Maastricht, l'Accademia Beeldendekunsten, la Regia Accademia Beeldendekunsten. Poi mi sono occupato di tante altre cose, ho diretto anche un'importante casa editrice per tanti anni, non posso fare il nome per ragioni pubblicitarie, e per cui ho disegnato migliaia di copertine di libri. E ma puoi fare anche il nome se vuoi, io non insisto, della tua casa editrice. È l'Antitesi. Ecco, l'Antitesi mi ricorda qualcosa. Eh sì, è un nome molto complesso, l'Antitesi, in cui si ritrova la prima traccia del nome, la si ritrova in un testo di Dei Liquori, un vescovo di Napoli, che oltretutto, oltre che vescovo, era appassionato di musica ed è quello che ha scritto Tu scendi dalle stelle. Il testo era Le storie dell'eresia, e l'eresia era appunto l'antitesi, tesi e antitesi sull'esistenza di Dio. È una parola che ricorre spesso nelle tue opere. Io, diciamo, conosco abbastanza il mondo della pittura e della scultura e vi assicuro che, insomma, lui è veramente all'avanguardia, posso dirlo? Ti ringrazio dei tuoi complimenti. Lavoro tutti i materiali, ferro, legno, plexiglass, marmo, qualsiasi materiale, qualsiasi cosa che come materia grezza che io posso dargli una forma. Ecco, quali sono i tuoi programmi futuri imminenti?
i nostri programmi futuri, perché abbiamo in mente tantissime idee, soprattutto che coinvolgono la sciocceria in modo particolare dal punto di vista culturale, dal punto di vista dello spettacolo, dell'arte, e non voglio anticipare troppe cose perché sennò finisce la sorpresa. Ok, no, noi andremo possibilmente, insomma, se ce lo permetteranno i nostri, come dire, i nostri finanziamenti, le nostre economie, andremo in giro per la sciosceria a vedere tutto ciò che è arte. Ma io credo molto nell'extrasensorio, lo sai qual è la mia mentalità, perché arte e facoltà extrasensoria si confondono tra di loro, e allora io so che ci sarà qualcosa, avverrà un qualcosa che ci aiuterà a concretizzare ciò che noi vogliamo. Una settimana fa sei stata a Fiuggi senza di me, e poi sei venuto qui a Ladri, hai visto insieme a me anche, dunque fammi pensare, hai visto Vico nel Lazio, hai visto Ladri, sei stata a Fiuggi. E oggi andiamo a Fumone, magari facciamo una capatina anche a Vico, che dici? E anche a Vico. Visto che c'è il nostro amico Donato, noi andiamo oggi a mangiare nel ristorante La Rocca di Fumone, che non è la Rocca di Rivituro, che è una meraviglia anche quella, è che sta a Guarcino. Questa è un'altra rocca, ma si mangia benissimo. Qual è la cosa che ti piace di più della sciosceria? Almeno che tu adesso, se ti dicessero sciosceria, tu rispondi? Beh, soprattutto queste grandi strutture monumentali antiche, arcaiche, sono un qualcosa che chiaramente chi viene non può non restarne in qualche modo coinvolto, impressionato. Tipo l'Acropoli? Tipo l'Acropoli, tipo questo luogo stesso, il Cristo nel Labirinto, e tante altre piccole, grandi scoperte che ci sono sul territorio. Noi andremo ad Arpino a vedere l'Arca Sestacuto di Arpino, che è una meraviglia, e andremo a Cassino, anche perché lì c'è il nostro amico, il nostro carissimo amico Donato Appelle. Che te ne sembra di questo Cassinate? Beh, ecco, dicevo, la cosa incredibile che poi si scopre venendo in sciosceria è il carattere sciosciaro, questa comunicatività, e questa è ben espressa proprio da Donato, da lui, questa capacità di penetrare nell'animo umano con grande calorosità, con grande amicizia. Devi sapere che lui diceva sempre, comunque lo diceva perché è così che dicono tutti lì a Cassino, a Sora, in Valcomino, dicono che loro sono terra di lavoro, e siccome io sono molto polemica, tutte le volte gli facevo ripetere: ma tu sei, lui faceva sciosciaro, bassa sciosciaria, sciosciaro, bassa sciosciaria, e ogni 3 o 4 minuti gli facevo cantare, e quando la sciosciai, capito? Per cui è delizioso, gli voglio un bene dell'anima. Donato, bentornato, io direi di fare un bel primo piano su Donato a Simone, che non ha il microfono, che è commosso. E invece continuerei con te una raffica di domande, perché c'è Simone che mi sta facendo dei cenni osceni. Allora, nel senso buono, andiamo bene, Simone? Simone è Simone Maciocca, ti stavo anche stroppiando il nome, ok. Allora si dice per intercalare, ovviamente, io ti ho ritrovato dopo tanto tempo, ci eravamo allontanati per motivi della vita, perché nessuno vuole mai allontanarsi da qualcuno. Sì, no, tu sei passata alle televisioni, anche io ho fatto qualcosa in televisione, ma tu l'hai fatto proprio molto più di me, più professionalmente di me. Io sono rimasto a scrivere su alcuni giornali e a dirigere la casa editrice e tante altre cose del genere. Ma io non è che ho fatto soltanto la star nella televisione, io ho fatto produzioni su questo territorio di sciosceria, che tu sai che amo moltissimo, e ci ho messo la faccia, ci ho messo la buona volontà, ci ho messo tutto l'amore possibile, e ho fatto anche altre cose. I telespettatori forse non lo sanno, ma io scrivo saggi psicanalitici, saggi filosofici, e anche qualcosuccia di diverso che fare produzioni televisive. Sono anche bravina, vero Giacomo? No, sei molto brava. Tu sei la mia maestra, lo posso dire. Troppo buono, io ti voglio un bene dell'anima, Giacomo, e spero veramente di farti innamorare di questo territorio, perché io lo dico sempre, sono nata a Lungotevere Ripetta, andavo a giocare a Castel Sant'Angelo, Santa Patrizia, Chiesa di Sant'Agostino, dove ci sono opere del Caravaggio, a due passi c'avevo Piazza di Spagna, Via Margutta e quant'altro. Ma mi spieghi perché io mi sento sciociara, non mi sento romana?
Eh beh, ma io sono ormai grosso modo autoctono in Sabina, perché ho lì la mia residenza, però poi di fatto sto sempre qua in Ciociaria. Ecco, lasciamo stare, perché sennò divento cattiva. Allora, una cosina per chiudere, poi altre due o tre domande te le faccio a bruciapelo, però facciamo un minimo di break adesso. Una cosina per chiudere, che cosa vorresti, se potessi, insomma, realizzare, non tanto per te quanto per questa realtà culturale, soprattutto nell'ambito della pittura, della scultura, della poesia, eccetera, che si sta... come dire, si sta perdendo completamente. Che cosa si dovrebbe fare secondo te? Beh, intanto ho fatto, perché mi è stato chiesto, questo grande ritratto di Nino Manfredi, che è un olio su tela, eccetera. Però le idee ne ho tantissime, ma non le voglio dire, perché chiaramente non appena saranno pronte e saranno in cantiere, e allora se ne parlerà. Per adesso, per scaramanzia, tu lo sai, sia in teatro sia nel nostro ambiente non se ne parla. E in questo momento siamo con Donato, prima ero con Giacomo Piccoli, adesso siamo con Donato. Non so chi scegliere tra voi due, sono veramente in difficoltà. A te dico che scelgo te, a lui dico che scelgo lui, va bene? Intanto tu ci canti lo stacchetto di Teleambiente. D'accordo. Teleambiente, grande come te, grande come te non c'è nessuno. Se l'etere fosse pioggia, se l'etere fosse sole, saresti arcobaleno. Emittente, iridescente, Teleambiente. Amici di Viene in Ciociaria, siamo sempre nel chiostro del labirinto, qui a Latri, con Giacomo Piccoli e il mio amico Donato Rivieccio, che pregherei di seguirmi. Abbiamo questa bellissima... cos'è? Dimmelo tu. E questo quadro che ho sempre detto è uno tra i miei preferiti, bei colori, vero? E poi ci fermiamo qui sotto questo dipinto. E ti volevo chiedere, Giacomo, cosa ne pensi, diciamo, del fatto che qui in Ciociaria viene poca gente? Cosa faresti tu per incentivare il turismo? Beh sì, questo è un discorso che dovrebbe riguardare i comuni come iniziative anche pubblicitarie per cercare di sensibilizzare la gente a venire in Ciociaria. E io spero che il tuo programma televisivo sia utile a questo. No, tesoro mio, il mio programma è utilissimo, sono l'unica trasmissione in tutta Italia, in tutto il mondo. Se tu clicchi Vieni in Ciociaria, c'è soltanto Isabella Franchi in tutto il mondo su internet che fa "Ovunque tu sia, Vieni in Ciociaria", e non è poco. No, non è poco, io anzi devo dire che la tua pagina Facebook è seguitissima, hai migliaia e migliaia di... 13.600 per adesso, e aumentiamo. Ecco, io direi, qui c'è proprio il Cristo del labirinto, se ti sposti un attimino, Simone fa un bel primo piano che ci serve anche come insert. Allora, dicevi, riferendoti al Cristo del labirinto, ripeti? Adesso ce l'hai proprio davanti. Che il significato simbolico è proprio questo, cioè Cristo è l'unica cosa che ti può far uscire dal labirinto, cioè la verità è l'unica cosa che ti può far uscire dal labirinto. Tu questa, in questo la vedi la mano dei Templari? Certo, perché il discorso dei Templari era proprio quello, portare la parola di Cristo nel mondo, no? Diffondere la parola del Cristo. Allora Giacomo, siamo sempre qui nel Cristo nel labirinto, c'è sempre il nostro carissimo amico Donato Rivieccio, carissimo amico, è poco, devo dire che io ti adoro e oggi mi hai fatto un bellissimo regalo, e voglio parlarti invece di un nostro comune amico che in questo momento non c'è, che è il sindaco di Alatri, l'ingegner Giuseppe Morini. Che impressione ti ha fatto? Ah, persona incredibile, disponibilissima, un uomo che credo sia molto intelligente e molto sensibile a quelli che sono i problemi del territorio. Questo non lo dico per una ragione di fazione politica, ci mancherebbe altro, ma è una persona che dà immediatamente fiducia. Ecco, allora
Diciamo il discorso di Giacomo si noterà in altre interviste, in altre puntate, e che non vi voglio anticipare perché lui è un po' anche scaramantico. Tu sei anche un mezzo medium, diciamo, no? Mezzo perché sono basso. No, perché volevo metterla così un po' sullo scherzoso. Sì, ma il discorso. Tu ti occupi anche di astrologia, di arti occulte, no? Di scienze occulte. Ma l'arte e la medianità sono molto più vicine di ciò che la gente comune crede. Sono un artista nello stesso momento. Un artista che ti piace in modo, a parte Isabella Franchi, che ti piace in modo particolare? Beh, ce ne sono tanti di artisti che mi piacciono in modo particolare, forse nella pittura antica è Bosch, nella pittura moderna perché no, anche Andy Warhol, anche se siamo su posizioni completamente diverse. E invece della musica, quali sono le tue preferenze? Sono cresciuto dentro un teatro lirico con mio zio che era scenografo ufficiale al Teatro Vincenzo Bellini di Catania, quindi sono cresciuto nella musica lirica, però io amo tutto, amo il jazz, amo il pop, amo qualsiasi cosa e mi piace anche tantissimo quello che fa Donato. Cosa ne pensi Donato? È eccezionale. E porta allegria, ecco, questo è bello. Anche malinconia se ci si mette, sapessi quante donne ha conquistato con le sue melodie strappalacrime. Fagli fare qualcosa di allegro, di divertente. Hai sentito? Vuole qualcosa di allegro. Allora, per tutti i miei amici di Via Ciociaria, Donato, in chiusura, La Zumparella. Zumparella, se il cuore t'abballa, vieni in braccio, ci vuole mezz'ora. Zumparella, se il cuore s'appiccia, con un bacio, solo si può studare. Wappa, 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 giri capire, giri capero. Wappa, 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 giri capire, morata rapa. Fregata, fregata in cicca, se l'organetta nanda sangricca. Fregata, fregata, fra, tu che la chitarra la può pizzicare. Chiudimi con te l'ambiente, fammi il terzo stacchetto. Teleambiente, grande come te, grande come te non c'è nessuno. Se l'etere fosse pioggia, se l'etere fosse sole, saresti arcobaleno. Emittente, iridescente, teleambiente. Allora, Teleambiente ha il canale 78 qui nel Lazio e anche a Milano. E si vede anche a Napoli, Milano e poi saremo più precisi nelle prossime puntate. Grazie Simone che mi sta facendo dei cenni osceni. Simone Maciocca, un bacione, venite qui, i miei due gioielli. E niente, noi adesso andiamo a pranzo alla Rocca di Fumone, che è un mio sponsor, dove si mangia benissimo. Contento? Contentissimo. Contentissimo anch'io. A dopo.